Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione di The Rising of the Shield Hero. Sicuramente questa 24esima puntata è stata meglio della scorsa, ma anche di quelle prima. Abbiamo visto finalmente uno scontro strutturato bene e con delle animazioni davvero buone. Poi colpi di scena alla fine, proprio come era successo anche prima della scorsa ondata. In ogni caso davvero un bell'episodio che anche se non va a rimediare gli scorsi è comunque molto godibile. Infatti, per farvi un esempio, negli scorsi episodi controllavo sempre quanto tempo mancasse per la fine dell'episodio, ma in questo speravo addirittura che continuasse perché è stato davvero molto bello. Dunque, ragazzi, non dilunghiamoci oltre e iniziamo con gli avvenimenti di questo episodio. L'episodio inizia con dei flashback dove Naofumi racconta ciò che è successo dopo aver trovato la clessidra del drago nel tempio sommerso. Ovvero, si sono messi subito all'opera per prepararsi all'ondata, poi hanno spiegato la situazione alla regina che, al contrario di Thresh, ovvero il re, ha radunato immediatamente un'armata per far fronte all'ondata. Si dice che è altamente probabile che quest'ondata si svolgerà in mare. Per questo hanno fatto evacuare tutti gli abitanti di Kalmyra e sono tutti saliti a bordo di alcune navi in attesa di essere trasportati sul luogo dell'ondata. Mentre stanno viaggiando, incrociano lo sguardo con Lark e Terris, che però non si degnano neanche di salutare. Già qua si inizia a capire qualcosa riguardo di Lark. Dunque è arrivato il momento dell'ondata, tutti vengono trasportati sul luogo e immediatamente inizia la battaglia. I cavalieri lanciano barili esplosivi fatti con i frutti di Lucol, che grazie all'alcol uccidono i mostri in acqua. Tralasciamo alcune scene in CGI che non mi sono piaciute, comunque spunta un pesce col naso a trivella che chiamare enorme è dire poco. Sembrano avere difficoltà finché non arrivano Lark e Terris, che insieme Naofumi e compagnia lo uccidono. Subito dopo cosa succede? Lark attacca i quattro eroi perché non crede che sia possibile che siano tali, data la loro scarsezza. Scopriamo inoltre che Lark è sempre un eroe che però proviene da un altro mondo. Dichiarano che sono solo interessati ad uccidere Naofumi e da qui inizia uno scontro leale tra di loro, dove vediamo animazioni a parer mio molto godibili. Dunque vabbè, inutile vi stia a raccontare tutto lo scontro, ma verrà interrotto fino a quando non arriva Glass, che dichiara anche lei di testare quanta potenza è riuscita ad accumulare Naofumi dall'ultima volta che si sono visti. E finisce l'episodio. Ok ragazzi, questo episodio, come ho detto all'inizio, è stato veramente molto bello rispetto ai precedenti. Abbiamo visto uno scontro davvero fantastico e molto godibile. Inoltre non vedo l'ora di vedere il prossimo, che oltre ad essere l'ultimo episodio, secondo me sarà fantastico. Detto ciò ragazzi, fatemi sapere che ne pensate voi di questo episodio, io aspetto con ansia il prossimo. Comunque penso che alla fine di questa prima stagione farò un video curiosità su quest'anime, così da concludere al 100% queste recensioni che ogni settimana dall'uscita di quest'anime ho portato sul canale. Dunque, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel pollice in su e ad iscrivervi se ancora non l'aveste fatto. Passate ai social che trovate in descrizione. E nulla ragazzi, noi ci rivediamo al prossimo video.